Ciao a tutti, oggi parleremo di allungo, per quanto riguarda l'arco nudo, e anche gli archi tradizionali come l'arco istintivo. C'è tantissima documentazione, c'è tantissima bibliografia per quanto riguarda l'allungo del compound, corretto allungo del compound, il corretto allungo dell'arco olimpico, ma pochissimo si parla, specialmente in Pitarco, si parla di qual è il corretto allungo negli archi tradizionali e nell'arco olimpico. Intanto, ahimè, il danno più grande che può fare un istruttore al proprio arciere è stabilire a priori l'allungo esatto. Faccio un passo indietro, non è lo stabilire l'allungo esatto, ma è stabilire un modello di ancoraggio, perché l'allungo è dato dall'ancoraggio e l'ancoraggio, non dimentichiamocelo mai, è dato dalle misure antropometriche che ognuno di noi ha diverse. Quindi la lunghezza dell'avambraccio, la lunghezza del braccio fanno sì che noi abbiamo un ancoraggio. Molto spesso, specialmente per chi inizia, forse in linea teorica è corretto dire andiamo in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca, come toccandoci un dente, avendo comunque un punto di riferimento. E questo è già sbagliato all'inizio. Non possiamo insegnare, non possiamo permetterci di iniziare con un modello di ancoraggio che stabilirà un allungo che nella maggioranza dei casi, nel 99% dei casi, sarà completamente errato. Quindi se noi andiamo in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca, non avremo mai un allungo corretto. Ma come facciamo ad avere un allungo corretto e qual è l'allungo corretto? Intanto l'allungo corretto è quello che il nostro corpo, le nostre misure, ci permettono di andare in ancoraggio in modo semplice, economico, confortevole. Questo comfort sarà diverso da persona a persona e vi assicuro che non ha bisogno minimamente di avere dei contatti, di avere più contatti. Basta un contatto solo, forse due, ma un contatto è più che sufficiente per poter essere precisi poi nel proprio allungo. Vediamo qual è il mio ancoraggio che stabilisce il mio allungo. Poi parleremo come mantenerlo, come utilizzarlo e come imparare ad avere sempre il proprio allungo, e soprattutto parleremo quanto influisce l'allungo corretto o scorretto sul tiro. Intanto il mio allungo, che è definito dall'ancoraggio, è molto semplice. Io non ho uno zigomo sfuggente, quindi non posso andare con l'indice sotto lo zigomo, non ce l'ho preciso, ma andrò con il pollice sotto la mandibola, in questo modo qua, ok? In questo modo la mia mano non potrà salire, che è quello, il danno peggiore che si potrà fare, è quello di muovere la mano in questo senso, nel senso verticale, ok? Per quanto riguarda l'allungo, sarà dato dalla mia forma di tiro. La mia forma di tiro è precisissima per quanto riguarda l'allungo. Non c'è bisogno di indice, non c'è bisogno di toccare, non c'è bisogno di niente. La mia forma di tiro e la mia tecnica, che acquisirò di volta in volta, mi permetterà di avere un allungo molto, molto, molto preciso. Vediamolo. Questo è il mio string di 18 metri. Andrò in ancoraggio in questo modo. E questo è il mio allungo super preciso. Tirerò la mia freccia.
Vediamo la seconda, così potete vedere che la freccia è andata esattamente nello stesso punto. Se confrontate le due frecce, hanno esattamente lo stesso allungo. Senza che io, lo vediamo di nuovo, senza che io abbia un riferimento di precisione, è la mia forma di tiro che mi porta ad avere questa precisione nell'allungo. Lo vediamo di nuovo. Quindi, qual è la conclusione di questo piccolo video? La conclusione è che l'allungo è determinato dall'ancoraggio e dalla nostra tecnica di tiro. Quindi non dobbiamo preoccuparci di avere sviante, non dobbiamo preoccuparci di avere un contatto al viso che determina l'allungo. Noi dobbiamo avere un contatto al viso che determina una buona tecnica. Il nostro istruttore ci aiuterà sicuramente, molti video, facciamoci fare dei video da altri arcieri, se non abbiamo un buon istruttore, che ci permettano di avere un ancoraggio comodo, confortevole, ripetibile e che soprattutto non ci faccia muovere la mano in questo senso, perché muovere la mano in questo senso è equivalente a muovere, a fare string walking sulla corda. Voi direte, ma io non sono sicuro di avere sempre un allungo preciso. Allora, intanto ne abbiamo già parlato per quanto riguarda il tiro all'aperto, il tiro in salita e in discesa, se non abbiamo una buona tee, e ovviamente l'allungo varia enormemente. Ma parliamo del tiro indoor, del tiro in piano, dove siamo sicuri di avere sempre una buona forma di tiro, un buon tiro, quindi essendo in piano abbiamo sempre assolutamente lo stesso allungo. Cosa comporta avere un errore di allungo? Beh, intanto l'errore di allungo è minimale rispetto alla nostra tecnica di tiro, è minimale ad esempio al movimento della testa. Io continuo a vedere, ahimè, gente che muove continuamente la testa dalla pretrazione all'ancoraggio, o peggio, dall'ancoraggio al rilascio. Una volta che noi siamo andati in pretrazione, la testa non la dobbiamo più muovere. Non posso vedere gente che fa in questo modo. E poi tira. Questo è assolutamente irripetibile, non si può ripetere. È come se noi avessimo la diotra di un fucile, abbiamo il mirino sulla volata all'inizio della canna e poi abbiamo la diotra. È come se avessimo una dolce ballerina. È il nostro occhio la seconda diotra, è quella che ci permette di effettuare, di avere due punti per mirare. Quindi il nostro occhio deve essere sempre nella stessa posizione. La condizione migliore è quella di non muoverlo dalla pretrazione al rilascio. Dobbiamo tenere la testa ferma, e questo comporta un enorme errore, che in confronto all'allungo, alla differenza di allungo che noi possiamo avere in un tiro in piano, è assolutamente minimo. Ma poi che errore abbiamo? Io ho studiato, ho visto molti arcieri, e l'errore massimo che uno può avere nell'allungo è di 2,5 mm. 2,5 mm sono tanti, perché se vedete questa punta che si sposta di 2,5 mm, è già un errore molto elevato
rilasciare con 2 mm e mezzo prima o 2 mm e mezzo dopo. Ma 2 mm e mezzo cosa sono? Sono un decimo di pollice. Un decimo di pollice equivale a 2 decimi di libra. 2 decimi di libra in un tiro a 30 metri equivalgono a un centimetro in più o un centimetro in meno sul bersaglio. Assolutamente irrisorio. Quindi non preoccupiamoci minimamente dell'allungo, preoccupiamoci della nostra tecnica, di avere una buona tecnica, una buona... Ok, grazie.